Nella sedicesima del campionato di eccellenza, Girone C Campania, l'US Agropoli vince 2-0 in trasferta contro il Costa d'Amalfi, portandosi al terzo posto in classifica. Una grande prova di reazione dei Delfini dopo il calo delle ultime settimane. Vi proponiamo la sintesi dei colleghi giornalisti di Amalfi. Gentili telespettatori, buongiorno da Franco Pitaniello dallo stadio San Martino di Maiori. Stiamo per assistere all'incontro di calcio valevole per la sedicesima giornata del campionato di eccellenza Girone C. Ad affrontarsi saranno il Costa d'Amalfi e l'Agropoli. Si siede in panchina il giocatore dell'Agropoli, ci siamo, parte la gara in questo preciso istante. A manovrare è uno degli ultimi acquisti della squadra del Costa d'Amalfi, vale a dire Gennaro Ferrara. Tutti, perché è un giocatore di spessore, un giocatore di qualità. Nel frattempo palla che arriva nell'area e tra le braccia del portiere Praiola. Ora Stoia entra in area, va al tiro, respinge Praiola, primo tiro verso la porta da parte del Costa d'Amalfi, 1-0, ancora Margiotta, capitano e goleador di questa squadra, per lui 9 gol in campionato. Amalfi tutto pronto, si aspetta il fischio, battuto, palla messa in fallo laterale. Resta a terra un giocatore dell'Agropoli, l'arbitro è lì vicino. Non interviene alla corte di mister Ferullo, però alla fine c'è stato il divorzio. Palla al centro, esce Spada, blocca con sicurezza, nulla di fatto. Aver già preso in mano le redini della squadra. Nel frattempo, Cuomo, esce Praiola e libera, occasionissima per la squadra di mister Prodo. Alba in profondità, cerca l'imbucata giusta, esce. C'è rete per l'Agropoli con Margiotta che ruba un pallone non trattenuto da Della Spada. Fa finta, pallone al centro. Ancora Margiotta che protesta per un fallo di mano. Non ci sembra aver visto nulla di irregolare. A cresta tenta il tiro direttamente verso la porta. Finisce il primo tempo. Partito in questo preciso istante a manovrare l'Agropoli che cerca la sorpresa dalla distanza. Sodella al centro, protestano i giocatori, va al tiro il giocatore a cresta, palla che sorvola trasversale. Ma c'erano delle proteste, l'arbitro era lì a due passi. Calcio di rigore, l'arbitro ha visto un fallo di mano. Pallone che era in precedenza uscito, il collaboratore non ha visto il pallone fuori. Ci sono le proteste vibranti da parte della dirigenza. Onestà del vero, da questa posizione ci è sembrato di vedere il pallone fuori, quindi l'azione doveva essere stoppata prima. Rete 2-0 Agropoli, doppietta di Margiotta su calcio di rigore. Passa ancora l'Agropoli, ma un calcio di rigore viziato da un fallo laterale nettissimo, non visto dal collaboratore della... Ammonito anche Bovino. Espulso, doppia ammonizione per il giocatore della squadra di mister Proto. Batte. Respinge Praiola, non c'è fallo secondo l'arbitro. Finisce così, si va negli spogliatoi con il risultato di 2-0 per la squadra di mister Cianfrone.